gli altri lo sanno, la tengo stretta nella mia mano e se la schiudo la vola lontano. Con Giuseppina io posso volare, con Giuseppina io posso giocare, con Giuseppina io posso sognare, con Giuseppina parla la mia Maddalena. Per la signora Costa, dalla sartoria. Grazie, arrivederci. Mamma, che cosa hai comprato? È un segreto, lo saprai in seguito. Cinzia, Cinzia. Sì, signora. Potresti chiamare Cioppi, per favore? Volentieri, signora. Mamma, mamma. Oh, scusami, cara. Che cosa c'è, mamma? Oh, scusami. Qui nessuno mi rispetta. Ti piace il tuo vestito, Cioppi? Ti sta molto bene. Non è troppo stretto, vero, Maria? La taglia è la sua, non vedo perché gli debba andare stretto. Vedrai, sarà elegantissimo. Va bene, per me sta bene. Mi sento come un grande marinaio. Siamo fortunati, meno male che gli piace. Siamo a posto, allora. Mille grazie, mamma. Rosy Cioppi domani farà la prima comunione. Per questo la mamma gli ha comprato il vestito nuovo. Ma voi pensate soltanto a Cioppi! Ma non è vero, Rosy, ne ho uno anche per te, cara. Davvero? Vieni a vedere. Ecco il tuo. Grazie, mamma, grazie. Ce l'ho anch'io, ce l'ho anch'io. Evviva! Ora Cioppi, appendiamo il vestito, così non si scioperà. Scusa Cioppi, la comunione domani è soltanto per te. No, ci saranno anche tanti altri bambini. Non sai che cos'è la prima comunione? La prima comunione? No, che cos'è? Ma tu non sai proprio niente. E quando la farò io? Quando sarai un po' più grande la farai anche tu. Ehi, che cosa fai? Vuoi fare il marinaio da grande con questo vestito buffo? Perché ci metti la cioccolata, stupida? Oh, mamma! Brutta stupida, non farti più vedere, vattene via, hai capito? Brutto cattivo! Mia sorella è proprio una sciocca. Devi avere un po' di pazienza con tua sorellina, devi essere più gentile. Perché non lo vai a dire a lei? Ti piace il mio vestito? Lo metterò domani, sai? È bello, magnifico, sarai bellissimo. Davvero ti piace? Vuoi venire anche tu? Oh sì, grazie, mi piacerebbe tanto. Domani sarà lui l'eroe del giorno. Sarà la sua prima comunione. Riceverà il sacramento e prometterà a Dio di essere un bravo ragazzo. È una giornata molto importante per Cioppi, perché promesse così non si fanno tutti i giorni. È talmente agitato che non riesce a dormire. Fateli voi due, e se non vi muovete subito non arriverete in tempo e tu Cioppi non riuscirai a fare la comunione. Su, sbrigatevi. Sì, va bene, abbiamo capito.
Su, girati, fammi vedere. Sì. Così va bene. Ora sbrigati, stanno tutti aspettando te, Choppy. Forza, ti vuoi muovere? Cinzia, ho sete. Forse sei emozionato. Bevi un po' d'acqua. È proprio lì, è lì dietro di te. Va bene. Allora? Non è troppo stretto? No, ti sta molto bene. Rilassati un po' e tutto andrà bene, vedrai. Proverò. Facciamo tardi, forza! Choppy, te li ricordi i comandamenti? Li hai studiati bene? Certo, nonno, sono tutti scritti qui. Ricordati bene, oggi farai una promessa e dovrai mantenerla. Sì, non devo rubare, non fare il prepotente, non disubbidire, non raccontare bugie, non essere egoista, non invidiare le cose degli altri, essere sempre buono e così via. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico Marco Pepi, il corpo di Cristo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico Stefano Bono. Choppy, mi raccomando, prega per tutti i tuoi cari, capito? Sì. Il corpo di Cristo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico Giovanni Costa, il corpo di Cristo. Amen. Signore, benedici tutta la mia famiglia, nonna, mamma, papà, Rosy e Cinzia, che siano felici e in salute per sempre. Signore, benedici anche la mia balena, che stia sempre con me. Signore, ho inghiottito Giuseppina, ho inghiottito Giuseppina! Avevo così freddo stamani che non ho fatto attenzione quando ho bevuto l'acqua. Ma che cosa posso fare? Povera Giuseppina! Giuseppina! Choppy! Choppy! Signore, ascoltami. Proteggi la mia balena. Proteggi la mia balena. Oh, Signore, proteggi la mia balena. Signore, ti prego, proteggi la mia balena. Ti prego, ridammi Giuseppina. La mia balena.
Gesù. Perdonami, Signore, ma vorrei la mia balena. Non posso vivere senza di lei. Ti prego, Signore, ridammi la mia balena. Vuoi bene la tua balena, figliolo mio? Oh, sì, le voglio molto bene. È veramente molto buona e sa tante cose. Per favore, Signore, sarà molto buono. Ti prego, fammi riavere la mia balena, Signore. Signore, aiutami, Signore! La mia balena! Fammi riavere la mia balena! Signore! Signore, la mia balena! Aiuto! Aiuto! Giuseppina! Giuseppina! Aiuto! Aiuto! Giuseppina! 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 Ah, Giuseppina! Sei tu! Giuseppina mia, sei tornata da me! Oh. Oh, ma non è Giuseppina, è solo una nuvola! Oh, tante nuvole con la forma di Giuseppina! Oh, non conoscete Giuseppina? Ditemelo, per favore! Oh, aiuto! Aiuto! Oh, Giuseppina! Giuseppina! Cioppi? Cioppi! La messa è finita, caro Cioppi. Ma che cos'hai? Forse ha ascoltato la voce del Signore. È stata proprio una bella comunione, vero? Sì, caro, davvero. Caro Cioppi, questo è un giorno speciale, veramente speciale. Mamma, papà, nonna, vi ringrazio. Che cosa è successo, Cioppi? Avrò un po' di febbre. No, no, sto bene, sto bene. Mamma, io ho una fame che non finisce più. Andiamo a casa, per favore. Rosy, smettila, oggi facciamo colazione al ristorante. Staremo tutti assieme per celebrare la comunione di Cioppi. Che bello! Su, presto, sbrighiamoci o sennò faremo tardi. Faremo una gran festa con tanti amici e i nostri parenti. Giuseppina, comincia a farmi male lo stomaco. Vieni, Cioppi, sbrigati! Oh, Signore, ti prego, ridammi Giuseppina. Sarò molto buono, te lo prometto. Tanti, tanti auguri per la tua prima comunione, caro. Ancora tanti auguri, Cioppi. Tanti auguri per te. Grazie, grazie a tutti, siete molto gentili. Tutti quei regali solo per lui, a me niente. Tu puoi mangiare tante cose buone, tanti dolci, caramelle. Evviva, ho tanta fame, cominciamo. Questo è molto buono, Cioppi. Dai, provalo. È la prima volta che assaggio tante cose buone. Mangiatene quanto volete. È tutto per voi. Siete contenti, vero? Ma che cos'hai, Cioppi? Hai mal di stomaco per caso? Oh, no, è tutto in ordine, mamma. Rosy, non mettere tutto in bocca in una volta o ti verrà male lo stomaco. Com'è buono. Questo mi sembra proprio il piatto giusto per Rosy. Non devo mangiare tanto, devo lasciare dello spazio per Giuseppina. Ah,
Ma come sei diventato grande, Cioppi? Non ti sarai dimenticato di tuo zio di Toledo, vero? Ma come potrei dimenticarti, zio Alvaro? Grazie per la tartaruga. Allora ti è piaciuta, eh? Pensa, oggi ti ho portato una balena, vedrai che bello. Una balena? Non è proprio una balena, ma una storia di una balena. Mi hanno detto tutti che le storie sulle balene ti affascinano più delle altre, è vero? Sì, è vero, zio. C'era una volta, dice l'Antico Testamento, prima che Gesù nascesse, il profeta Giona, al quale il Signore disse di andare alla città di Ninive e di dire alla gente che la città sarebbe stata distrutta. Ma Giona, che non voleva ubbidire a Dio, prese una nave e se ne andò in un'altra città. Ebbene, la nave capitò in una tempesta, una brutta, brutta tempesta, tanto brutta che perfino i marinai si misero a implorare il Signore. Allora, una voce disse che c'era qualcuno sulla nave che non ubbidiva agli ordini di Dio. Giona si alzò e disse a tutti quanti: perdonatemi, sono io la causa di questa tempesta. Se mi offrissi come sacrificio, le acque si calmerebbero. Ciò detto, si offrì in dono a Dio e si buttò nel mare. E, come d'improvviso, il mare si calmò come d'incanto, capisci? Cos'era successo intanto al povero Giona in mezzo a quella tempesta? Era stato inghiottito da una balena e per 3 giorni interi si trovò fra vita e morte. Chiese perdono al Signore per la sua disobbedienza. E improvvisamente la balena lo depose sulla terraferma. La sua vita fu salva. Giona si inginocchiò sulla sponda e ringraziò il Signore, che gli ordinò di andare un'altra volta a Ninive e riferire la sua parola. E Giona questa volta non se lo fece ripetere. Che ne dici, Cioppi? Non è interessante? Certo, zio Alvaro, è molto interessante, ma la nonna mi ha già raccontato questa storia molte volte. Senti, zio, che cosa succederebbe se una persona inghiottisse una balena? Poi si potrebbe sputare? Ma che cosa dici? Una persona inghiottire una balena? Ma forse hai bevuto del vino, Cioppi, e mi sembri un po' brillo. Ah, è un'ottima idea, ho proprio sete, eh. A più tardi. Oggi volevo starti proprio vicino. Adesso capisco, mi sono preso una paura. Credevo di averti inghiottito, sai? Oh, vorrei bere qualcosa. Su, bevi quello che vuoi. Nonna, per favore, mi dai quel dolce? Sì, quello là, nonna. Come mai hai cambiato umore tutto ad un tratto? Posso avere un po' di questo prosciutto, mamma? Certo, Cioppi, tutto d'un tratto hai tanto appetito. È proprio inspiegabile. Ma io non ne posso proprio più. Rosy, fai attenzione, no? Scusa, papà, mi dispiace, non l'ho fatto apposta. Ora pulisco io, papà, stai tranquillo. Ti sei fatta male, Giuseppina? Oh, no, mi spiace solo per il vino che si è versato. Era davvero squisito. Mi sento un po' ubriaca. Ah, sai, io non sono abituata a bere il vino. Io vivo solo nell'acqua, sai com'è? E Cioppi, perché ridi tanto? Che cosa c'è di tanto divertente? Maria, per me hai esagerato un po' col vino, mi sembra un po' troppo allegro. No, non mi pare. Salute, marinaio.
È stato bello oggi, c'eravamo proprio tutti. Sì, era proprio tanto tempo che non stavamo tutti insieme. Io ho mangiato proprio bene e ho rotto anche un bicchiere. Ne ho rotto un altro. Su, prendi pure il mio, Rosy. Prendilo, ti dico. Prendilo. Grazie, Choppy. Che bravo bambino il nostro Choppy, vero? Sono sicura che Choppy ha promesso al signore di essere più buono con Rosy, non credete? Eh sì, è stata proprio una giornata memorabile per Choppy. Eh sì. Che giornata per Choppy. Pensate, è convinto che Gesù gli abbia restituito la balena solo perché ha fatto la comunione. Ora, per paura di perderla di nuovo, ci penserà due volte prima di commettere qualche birichinata.